Artyom, su quel campanile c'è una donna che agita uno straccio, qualcosa a indagare. C'è gente intorno alla chiesa, ma sembra che nessuno sia armato. Sentiamo un approccio assieme. Il nostro santo padre Silantius ha già iniziato il sermone. Entra nel tempio e ammira la luce della verità. Siamo un gruppo pacifico, quindi non estraneo. Dai, dai! La giustizia del Signore sarà fatta!
avevo perso la speranza. Anche noi non siamo di qui. Ecco la nostra. Silantius, ci ha imprigionate un anno fa. Sì, la gente del ponte non parla con gli eretici. Ma io vi dirò tutto quello che ho visto Artyom, qui in un intero anno. Una barca. Oh, sono le guardie del ponte. Silantius le ha plagiate come tutti gli altri, ma loro sono armate. Presto, da lì si può scendere. E giù al pontile c'è una barca. Anche noi ne abbiamo una, ma è troppo piccola per tutti e tre. Ha ragione, Artyom. Vai alla barca, torneremo a prenderla più tardi, tranquillo. In barca durante il sermone. E poi? Beh, era lì e poi è come sparito, come ha detto padre Silantius, che quel uomo è stato guidato dal diavolo. Sì, so cosa ha detto padre Silantius. Hai visto dove è andato? Beh, è sparito tutto qui. Capisco, e il signore sia con te. Vado a cercare altro. Allora avete trovato Meiurus, proteggimi dalle malattie. Non riusciamo a trovarlo. Artyom, non posso coprirti lì dentro. Vado a prendere la donna e la bambina. Riuscirai a sbrigartela tranquillamente anche da solo. Cosa c'è? Se... Non c'è niente di cui... È solo un... Guarda! Bastardo! Bastardo!
bastardo! Ti arrendo! Anche se sei un eretico, mi affida la tua presenza! Calma, Kiri! Mi arrendo! Saggio e santo Silatius, il vero pastore dei credenti, perché è il nostro unico protettore davanti all'ira di Dio. Da questa parte! Una balena? È enorme, cazzo! Il vecchio mi ha spedito a fare la sentinella avanzata. Mi ha detto di starmene buono e di non entrare in azione per nessun motivo. Così sono stato lì a guardarti. Meglio che in prima fila. Che spettacolo vederti domare le forze di occupazione con la calma, la sacra croce e la preghiera. Anna ci ha già informato della setta. E se ci scambiassimo i ruoli? Non voglio tornare a Mosca senza aver sparato neanche una volta. Volevo fare colpo su una ragazza, ma ha preferito un mercante. Devo darmi da fare.
Perché gli incarichi migliori vengono sempre assegnati agli altri? Il colonnello ce l'avrà anche con te, però poi ti assegna tutte le missioni importanti. Chiedo se lo faccia perché ti stima o perché vuole farti ammazzare. Ecco Artyom, riemesso dall'inferno dell'occupazione NATO. Sei vivo! Grazie al cielo! Dopo quello che ci ha raccontato Duke. Grazie per le informazioni. Ma c'è un'altra cosa che vorrei chiederti. Certamente.
cosa sai delle forze di occupazione? Come? Mi spiace, ma non capisco cosa... Quindi non hai mai visto un esercito straniero in quest'area? No, non ho visto eserciti, ma non siamo mai stati in posti importanti. Capisco. Artyom, un momento. Grazie. E quando hai finito di parlare con il Hai fatto benissimo a salvare Artyom. Katia ci ha fornito informazioni preziose. Nascosto nel porto c'è un meccanico, Crest. Se vogliamo riparare l'Aurora in tempo utile, ci servirà il suo aiuto. Yermak non può occuparsi di tutto da solo. Perciò, appena sei pronto, vai al porto e chiedi a Crest se vuole unirsi a noi. Poi torna al più presto. Dovremo decidere cosa fare con i fanatici del ponte. Ora sappiamo per certo che il ponte funziona. L'hanno attraversato l'anno scorso quando sono arrivate qui. Beh, almeno adesso alcune cose sono più chiare, ma restano molte domande. È addirittura possibile che non ci siano forze nemiche da queste parti. Probabilmente presidiano solo le zone chiave. In ogni caso, sapremo tutto una volta raggiunto lo Yamantau, e lo sapremo direttamente dai piani alti. In confronto il governo di Mosca è un'assemblea di quartiere. Perciò ora dobbiamo solo capire come attraversare questo maledetto ponte. Sei ancora qui, Artyom? Dacci una mossa e vai al posto. Sì, grazie, zio Artyom. E tua moglie è bravissima. È anche gentile e tanto forte. Grazie, zia Anna. Thank you.